Prima di tutto sono qua come sorella di Teo per dare il premio al miglior atleta tra i 15 e i 18 anni in onore di mio fratello, che è stato un atleta della nazionale, purtroppo scomparso a 15 anni per la leucemia infantile, e questo premio, che è stato istituito da Alberto Binaghi nell'edizione 2015, va proprio a premiare il giocatore che di questa fascia d'età che si è impegnato e si è fatto notare nel golf. Proprio in questa occasione siamo anche qua come charity, nel senso raccogliamo fondi che andranno a Città della Speranza, che assieme alla fondazione che noi supportiamo, che è Maria Letizia Verga, si occupano della ricerca e dell'accoglienza, del diagnostico e della cura dei ragazzi affetti da cancri infantili, soprattutto nel campo delle leucemie, per cui insomma siamo legati a filo doppio a questa manifestazione. E da un lato ci teniamo a raccogliere fondi per queste associazioni che si occupano sul campo di curare questi ragazzi e dare a loro un futuro migliore, con i genitori, con l'apporto di tutto l'affetto possibile e di tutte le cure migliori disponibili al momento. E dall'altra parte vogliamo premiare nel mondo del golf il ragazzo che più si è distinto e che ha portato risultati migliori, perché è uno sport fantastico in cui, se con impegno, si possono raggiungere grandi obiettivi.